sono tutti stranieri. Questo si chiama vento del nord perché vengono dalle Fiandre, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, e ci portano cultura, colore, fantasia, curiosità. E noi li italianizziamo subito, cioè questo che si chiama Frank Paulus, noi lo chiamiamo Paolo Fiammingo. Un vento del nord che arriva alla Casa Museo di Vambruschi ad Arezzo, una mostra di stampe, dipinti di artisti nordici, per lo più olandesi, in Italia. È una mostra che vuole omaggiare gli artisti nordici che diciamo dal 500, anzi da prima dal 400 al 700 sono passati dalla nostra penisola, oppure sono stati fortemente ispirati dalle opere d'arte italiane, e tutto questo attraverso un percorso che lega pittura e circolazione di stampe e realizzazione di stampe, che è l'aspetto anche che ci interessa molto focalizzare. Un percorso espositivo articolato in 18 opere, in gran parte provenienti dalla collezione di Enrico Frascione. Ci troviamo di fronte qui al quadro di un pittore fiammingo che rappresenta una figura mitologica, un dio del mare, con una incredibile serie di conchiglie, e abbiamo voluto accompagnare il quadro con una vera e propria natura morta di conchiglie e di coralli, che denota un aspetto molto interessante della pittura olandese, che è quella dell'osservazione minuta della natura. Quindi il mito come rapporto con la classicità italiana, la natura come particolare interesse espresso dai pittori olandesi. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 15 settembre. Questo credo che sia la logica conseguenza di aver riportato oggi nella Fondazione Bruschi un po' dello spirito, almeno lo abbiamo ritenuto, che aveva il fondatore Bruschi. Quindi la nostra volontà è sempre di aggiungere un nuovo tassello a questa già prestigiosa collezione della Fondazione Bruschi.